bisogno di comprare crediti e hai bisogno anche di un sito di crediti? EasyVault.it è il miglior sito di crediti in circolazione. Con il codice coupon MALATI15 avrai il 6% di sconto. Salve a tutti ragazzi, io sono Andre per lo staff di Noi Malati di Foot. Oggi sono qui per portarvi la review, come state vedendo nello screenshot e nelle caratteristiche che ora stanno sfogliando tramite clip. Oggi siamo qui con la review di Bardi. 80 di overall, quindi se non calcoliamo la versione record breaker, second in forma. Bardi si presenta con questo 80 di overall che è più 5 rispetto alla versione non in form upgrade, quindi quella oro e non quella 72, versione argento oro non rara, e presenta un 92 di velocità, e ora vi sto elencando ovviamente le caratteristiche generali e poi andremo nel dettaglio, un 80 di dribbling, un 81 di tiri, un 67 di passaggio e un 82 di fisico. Per quanto riguarda la velocità 92, si determina in 90 di accelerazione e 93 di velocità scatto. Per quanto riguarda il dribbling, abbiamo un 81 di agilità, un 74 di bilanciamento, un 77 di controllo palla, un 82 di dribbling puro e dobbiamo ricordare, per quanto riguarda il dribbling, che Bardi ha 3 stelle skill. Ha un 81 di tiro in generale. Ho deciso di non selezionare tutte le statistiche di tiro, ma selezionare quelle a mio parere che servono per Bardi, ovvero l'81 di posizionamento, l'84 di finalizzazione e l'82 di tiro, di potenza tiro ovviamente. Per quanto riguarda invece i passaggi, 67, abbiamo 72 visione, cross 65, 71 passaggi corti, 54 passaggi lunghi ed effetto 59. Per quanto riguarda il fisico abbiamo un 55 di salto, un 97 di stamina che gli permette di non essere mai stanco, un 72 di forza e un 91 di aggressività. Il primo pro per quanto riguarda Jamie Vardy è sicuramente la finalizzazione. Jamie Vardy è uno di quei pochissimi, a mio parere, attaccanti su FIFA, ma sia la versione 80 sia la versione 75, la record breaker, sono tutte le carte, che ha avuto Vardy davanti la porta, non sbaglia mai ragazzi, è uno di quei giocatori che veramente non sbaglia mai, diciamo che con lui veramente parti 2-3 gol avanti, è un qualcosa di straordinario, quindi finalizzazione veramente tanta roba. Per quanto riguarda il secondo pro abbiamo la velocità che sinceramente sembra veramente molto migliorata rispetto alla versione in form che io ho provato. Perché, non so, quel 93 di velocità scatto collegato al 90 di accelerazione, scusatemi, gli dà proprio quel fatto che il primo passo e il secondo sono praticamente infermabili. Probabilmente anche Alaba, versione difensore centrale, if, avrebbe molta difficoltà, troverebbe veramente molta difficoltà. Come altro pro abbiamo gli inserimenti. Inserimenti perché questo giocatore ti detta lui il passaggio. E inserimenti che ovviamente vado a collegare anche al posizionamento, che non ho messo come pro, ma ho messo gli inserimenti, ma ottimo anche il posizionamento, però gli inserimenti veramente mi hanno fatto innamorare di questo giocatore. Altro pro è il fisico che può sembrare strano perché probabilmente a quel 55 di salto vi siete allarmati, ma questa è una cosa un po' più soggettiva, perché per esempio io non gioco molto tramite colpi di testa, quindi questo 55 di salto, il fatto che con colpi di testa non è stato bravissimo, a me non ha influito per nulla. Eventualmente diciamo che evitate di mettere tanti cross, perché probabilmente con quelli Bardi potrà sbagliare. L'unico contro, ma come vedete nella grafica lo vedrete con un asterisco, perché è veramente soggettivo anche questo, sono le skill perché con Bardi non potete dribblare in modo eccelso dato che ha 3 stelle skill, e questo potrebbe portarvi un po' alla monotonia e quindi a stancarvi di questo giocatore. Io sinceramente ci ho giocato un paio di partite e non mi sono stancato, mi è piaciuto giocare con questo giocatore, soltanto che comunque diventa un po' più difficile dribblare, quindi la maggior parte delle persone che vi troverete contro probabilmente andrà a correre dritto per dritto, come ho fatto anche io in alcune clip. Quindi ragazzi, questo video ragazzi sta volgendo al termine, parliamoci chiaro. Io per Jamie Vardy vi chiedo almeno, ragazzi, veramente almeno 100 like. Se volete vedere un mio prossimo video, raggiungiamo i 100 like e dovete decidere voi se volete avere la review di Marco Sau oppure una review di un Team of the Week attuale. Questo video è finito, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Bella!